accendetemi il blu, grazie. Ok, aspetta che devo accendere. Così, vai, ok. Adesso arriva, adesso un attimo, qualche secondo. Tanto piano il microfono, sai che oggi funziona così. Si sente? Sì, vai. Benissimo. Un applauso al sindaco. Grazie. Sempre al sindaco. Rompere il ghiaccio. Sempre quel ghiaccio, Sandro. Sempre quello. No, è veramente una bellissima emozione forte, perché avere qui tantissimi fotografi, ma tantissimi fan di Paolo Villaggio, a cui vi chiedo di fare un grandissimo applauso. È certo, perché poi questa è una giornata dedicata poi a lui, è un grande tributo questo. E abbiamo qui con noi anche la figlia Elisabetta Villaggio, quindi tante attività, tante situazioni. E vi devo dire grazie, perché è stato creato un evento che mette insieme la cultura e anche il momento ludico delle nostre frasi di Pantoffi, perché tutti noi, certo. Io la mia è sempre le nuvolette in testa da sindaco, sì, ce l'ho, quelle ci vogliono, porto anche il sindaco, ne ha tante di nuvolette, soprattutto i sindaci, esatto. Però devo dire che veramente vi devo dire grazie, perché questo è veramente un evento che mi riempie il cuore, mi fa vedere che la mia comunità è sempre viva e pronta a fare cose bellissime. Poi in questi giorni abbiamo visto anche San Felice alla ribalta di TG nazionali, in TG1, TG2, TG3, un po' Mediaset, dappertutto. Insomma, fa piacere, fa molto piacere, e dobbiamo dire sempre grazie a Paolo Villaggio, perché lui è veramente immenso. È un miracolo. Sindaco, però le chiedo così, le hanno chiesto di fare una parte oggi? Mi avevano chiesto di fare la parte del sindaco, ma io ho ceduto la fascia ad un altro ospite che farà il sindaco del villaggio Fantoni. Lo andremo a scovare. Lo vedrete, perché hai 200 figurati. La fascia tricolore, non quello ufficiale, ovviamente. Sì. Però insomma ci sarà anche il sindaco del villaggio Fantoni. Bene, perché non è lei, però lei è il sindaco di San Felice sul Panaro. Visto che l'ha citata, io a questo punto la chiamerei, spero che sia qua presente, Elisabetta Villaggio. Ecco Elisabetta, allora, se ci senti, vorremmo qua per fare due chiacchiere al sole. Adesso lo so, perché magari sta facendo qualche intervista in giro, è probabile che arriverà dopo, quindi noi magari l'aspettiamo. Eccola Elisabetta, grande. Sempre con attenzione Elisabetta, per evitare... Grande applauso a Elisabetta Villaggio, grazie Elisabetta per la presenza. Allora, microfoniamo, le do un microfono anche personalizzato, eccolo per lei. Elisabetta, benvenuta, non poteva mancare ovviamente. Allora Elisabetta, qua credo che insomma nel nome di Paolo Villaggio abbiamo mobilitato, non dico l'Italia intera, ma ci siamo quasi. Cos'è stato l'emozione di vedere tanta gente, ma soprattutto tanto affetto nei confronti di questo uomo, di questo personaggio soprattutto? È bellissimo. Sono emozionatissima, non so che dire. È stato giusto dire, perché poi uno dice, ma cavoli. Mi aspettavo una cosa enorme, ma non così grande. Poi diciamo che qua vediamo una parte, solo intorno, certo. Lungo tutto il paese c'è pieno, ci sono tantissime persone che stanno aspettando la sfilata, insomma stanno aspettando cosa succederà, perché ci sono più di 20 set, quindi ogni set ci avrà una rappresentazione che diciamo così rappresenta qualcosa che ha a che fare con il Fantoffi iconico di sempre, che conosciamo tutti, con le sue frasi, con le sue battute, insomma credo che sia una cosa questa qua fenomenale, meravigliosa. Ecco, noi come potete vedere abbiamo alcune t-shirt che indossiamo, che hanno alcune sue frasi storiche, tipo la nostra, la strana coppia è una cagata pazzesca. Bravo, perfetto, ecco, questa è la voce originale, grazie mille, ci stava, grazie. E poi un battilei, a nome faccio una cosa per Elisabetta, che a nome di Radio Bruno e di Max David, che ha prodotto queste t-shirt, volevamo regalare due t-shirt con uno sforzo di fantasia, le abbiamo proprio messe con due frasi storiche che ricordano, se le vuoi aprire, una è questa, ecco questa, batti lei. Che grazie! Tra l'altro, se posso dire, batti lei
assoluto la prima scena del primo Mantozzi che hanno girato. E poi l'altra è un'altra frase storica che sempre va di lei. Ecco, così l'abbiamo messa a posto. E il questo, congiuntivo. Il congiuntivo che ha sdoganato Paolo in una maniera che poi scherzando sul congiuntivo credo che sia la cosa più bella, perché quanti sono gli errori che si fanno sul congiuntivo, no? Anche i giornalisti importanti di rete nazionale. esatto. Allora oggi qui tutto è nato, io mi sono informato perché c'è dietro tutta una lavorazione da circa un anno, se non sbaglio, no? Che è partita questa, anche di più probabilmente, che è partita come una cosa, dice, ma facciamo un concorso fotografico che è abitudine, no? Con Paolo, perché era già successo altre volte, con altri temi, ma lo facciamo su Paolo Villaggio, ma sì, iniziamo così, poi pian piano qualcuno ha avuto la brillante idea di enormizzare, di fare dei set. E questo qualcuno tra poco lo conosceremo. Intanto chiamiamo Paolo Galassi. Lo chiamiamo Paolo Galassi? Paolo, ci sei? Bravo Paolo! Paolo, però volevo chiedere a Elisabetta quando ti è stato chiesto, diciamo, di venire a San Felice e soprattutto quando ti è stata illustrata questa idea. Cosa hai pensato realmente? Che erano pazzi. Esatto, è la stessa cosa che ha pensato anche Paolo, secondo me, quando gli è andato questa patata bollente in mano. E così fa. Sì, io tutte le volte che suona il telefono e leggo Roberto Carti tremo. Voglio dire che da lì a un anno succede di tutto, è una cosa pazzesca. Questa è la quinta edizione, siamo molto contenti di avervi tutti qua, perché questa è la dimostrazione che Mantozzi unisce, sa unire, sa vincere il tempo e vincere i tempi. Quindi grazie a tutti, grazie a voi e spero che vi divertiate. Allora, Paolo, diciamo di cosa si occupa, perché allora devo dire anche un'ultima cosa, sì. Oggi finisce per noi, anche per RCO Europe, un anno di lavoro, perché le riprese di oggi finiranno nel documentario Villaggio Mantozzi, che uscirà su tutte le principali piattaforme, e quindi sarete tutti un po' protagonisti anche voi. Per chi non lo conosce, Paolo Galassi è un regista specializzato soprattutto in docufilm, e quindi in questa occasione, diciamo, ha ripreso con l'ausilio di anche altre persone proprio dall'inizio, dal primo giorno, tutto quello che è successo proprio nella costruzione di questo Villaggio Mantozzi. Esattamente, perché andava raccontato. Questa è la quinta edizione, ma la lavorazione che c'è dietro, l'unione, la comunione e la visione che c'è dietro è un qualcosa che andava raccontato. Questo evento riesce perché è il frutto di tante persone unite che mettono in campo energie, risorse, tempo per unire. Ecco, penso che ce l'abbiamo fatta, ce l'hanno fatta. Roberto Gatti ce l'ha fatta. Esatto. Parlavo di visioni, no? E se parliamo di visioni bisogna chiamare il visionario per eccellenza. Il visionario, che è Roberto Gatti. Lo chiamiamo? Dai, Roberto, vieni con tutte le sue... Lui praticamente non si muove senza le sue macchine fotografiche. Vedete, sono una parte del suo fotografico. Benvenuti anche a tutti i fotografi che sono presenti oggi. Allora Roberto, raccontaci un po' la storia. Una storia, come avete detto voi prima, che è durata un anno, no? In poche parole ricevo dal mega direttore della Banca Popolare San Felice 1893 l'idea di creare una manifestazione dedicata a Paolo Villaggio. Devo dire la verità che subito mi ha messo un po' d'ansia, no? Sì. Perché noi eravamo abituati con manifestazioni un po' surreali, diverse e così via. Dopo l'ansia mi è venuta perché dovevo chiamare Elisabetta. Ah, ecco. La prima cosa, la posso dire, la prima cosa che mi ha detto Elisabetta quando l'ho chiamata, mi ha detto: ok Roberto, va bene, però non vorrei che sia una pagliacciata, una cagata, ecco. E penso che noi abbiamo dimostrato, poi vedremo lo spettacolo alla fine, che assolutamente è. Lo dico anche per i fotografi che li vedo un po' impazienti, però portate pazienza, perché secondo me sarà molto bello. Non avremo solo delle foto normali fatte così, ma entreremo anche nel surrealismo un po' felliniano, perché comunque Paolo Villaggio era felliniano, poi avendo lavorato con Fellini e così via, no? Perciò secondo me avremo... E così è nata tutta questa storia qui. L'amministrazione ci ha dato l'ok per andare avanti, gli sponsor bisogna nominare, perché ci hanno veramente aiutato tantissimo, ci hanno creduto fino dal primo tempo, dal primo giorno e così via. Non abbiamo avuto ostacoli fino ad oggi. Guardate il
tempo, neanche una nuvola, e però una nuvola ci voleva, vero? La nuvola ci voleva, però diciamo che, insomma, senza nuvole siamo convinti che Paolo riuscirà a filtrare il suo sguardo fin qua giù, vero? Gli facciamo un applauso comunque, dai. Lui è il suo grande talento visionario, il suo genio. Ma non è il solo, adesso poi chiudiamo, anche perché il sindaco con la giacca sta praticamente sciogliendosi. Diciamo che ha questo problema, una certa gradazione dentro è arrivato. Allora abbiamo ancora Roberto Gavioli, lo scenografo, perché le scenografie che vedrete oggi, ragazzi, già qua ne vedete una e non vedete uscire dalla scenografia. Fate un applauso perché tutte le installazioni che vedrete in giro per San Felice, compresa Radio Ugo, nella quale dopo noi ci trasferiremo, Radio Bruno per Radio Ugo, e saremo presenti qua dietro alla rocca. Allora Gavioli, il microfono è Elisabetta, puoi passarlo, grazie. Prego Antonio. Roberto, mamma mia, Roberto, ma cosa? I due Roberto che si mettono insieme credo che sia una coppiata diabolica. Lui dalla parte tecnica, diciamo, e organizzativa, io dalla parte lavorativa e... Quindi la mano, insomma, quello che ci... Uno la mente e uno la mano, il braccio e la mente. Ma spiegami, ma realizzare tutte queste scenografie, quanto ha impiegato, soprattutto, su cosa vi siete basati? Ci siamo basati soprattutto sui vari film di Pantozzi, prendendo i vari passaggi per noi altri migliori. Poi siamo partiti grazie alla Del Monte che ci ha offerto alloggio, un capannone enorme, grazie alla ditta Gadda di Camposanto che ci ha dato il permesso di andare a recuperare tutto il materiale riciclato, e quindi tutte le strutture che vedete sono tutte di materiale riciclato. Poi avevamo anche quello riciclato da 2 o 3 anni, un po' faceva un po' di odore, ma fa niente, eravamo dentro un capannone grande e via. Poi siamo partiti a razzo il novembre dell'anno scorso, pian pianino ci abbiamo messo un anno, pian pianino, però è venuto fuori una roba che poi vedrete, se non l'avete già vista, veramente strepitosa. Tra l'altro so che, mi sono informato, c'è stato un approccio molto green all'uso dei materiali, cioè tutto... Sì. Tutto materiale di riciclo. Ecco, questa è una cosa veramente... Tutto proprio, bravi. Come ho detto prima, tramite la fusteriificio Gadda di Camposanto, colori che avevamo recuperato da un'altra ditta anni fa, e siamo riusciti senza sprecare niente. Con tanti volontari, tanto associazionismo che ha partecipato. Volontari molto pochi. Però c'erano. Beh, qualcosina c'era. C'era. L'importante è quello, che qualcuno si è dato una mano, come succede sempre in questa terra, sindaco, se non sbaglio. Okay. Roberto, fermati un attimo, non stai lì, perché prima voglio far intervenire Elettra Carrozzino, che... Elettra, vai con pure il baschetto! Vedi che il baschetto ci voleva oggi, bravo, bravo, bellissimo. Elettra, allora, qui la cultura non basta. La cultura è anche il divertimento. Abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo regalare alla cittadinanza di San Felice, nel celebrare la figura di Paolo Villaggio, insomma, e ci siamo riusciti perché il bello è passeggiare per il paese e trovare gente anche non di San Felice, ma come da Torino, da Como, da Reggio Emilia, insomma dall'Italia, che dice ci stiamo divertendo. E questo è il cinto del villaggio, cioè noi stiamo gioiendo di questa situazione, di questo evento, che ha avuto il momento culturale, che ha avuto il momento, che avrà tra un po' un momento meraviglioso, anche un po' surrealista con tutte queste persone che hanno partecipato, ma ci tengo a precisare che avrà, e spero, io vi invito tutti davvero, perché questo è un momento importante, che avrà anche il momento della solidarietà. I sanfeliciani sanno che abbiamo ricevuto tanto a seguito del terremoto e siamo grati veramente a tutta Italia perché col cuore hanno donato. Allora, siccome purtroppo a livello climatico il clima è cambiato,
cambiato, stanno succedendo delle catastrofi e abbiamo dei, a livello regionale, dei compaesani, li definisco così, già, che hanno subito delle tragedie legate all'alluvione. In giro per il paese, lo dico a tutti, davvero vi prego, è molto importante questo perché è il completamento del villaggio globale. Ci sono delle postazioni, ognuno liberamente può donare quello che vuole. Noi non abbiamo deciso come organizzazione di non chiedere un chip di entrata, ci sono comuni e borghi che lo fanno. Il nostro è un villaggio aperto a tutti e quindi gratuito. Chi vuole può donare un qualcosa. A chi andrà questo ricavato? Andrà al comune di Lugo di Romagna. Bene. Che ha subito nel teatro dei danni enormi. Ci piaceva l'idea che tutti noi di questo villaggio enorme riuscissimo a recuperare una cifra per acquistare qualcosa in questo teatro che dove si fa cultura. Quella di oggi è una manifestazione di solidarietà, di divertimento, di cultura, di celebrazione di un personaggio importantissimo, ma desideriamo davvero tanto che sia anche riconosciuto come aspetto della solidarietà. Anche perché sappiamo benissimo, noi di San Felice, quanto il teatro sia importante, visto che ha avuto dei danni enormi, e quindi sappiamo che è importante come proprio vita culturale del paese. Assolutamente, noi organizziamo questa manifestazione in genere, dobbiamo fare questa manifestazione in genere. Grazie. Tra l'altro vedo che è comparso miracolosamente nelle braccia del sindaco qualcosa di misterioso, sì, che adesso vogliamo capire intanto cosa sia. Sindaco, cos'è? Ma diciamo che quando mi è stato spiegato l'iter e tutto quello che è stato fatto per creare Villaggio Fantozzi, mi sono sentito in dovere, in nome e per conto di tutta la comunità, dire grazie a chi ha messo la propria creatività, la propria professionalità al servizio di tutti per darci questi momenti di cultura, questi momenti di cinematografia in tutto il paese, lavorando, come ha detto, anche utilizzando anche materiale riciclato. Quindi lo faccio a nome di tutti i miei concittadini, se mi dà prima, certo. La persona del targa è sempre un momento imbarazzante perché non si sa mai da che parte si ha. Ok, perfetto, pare sia giusta. Mi permettono di leggerla io, Roberto. La motivazione. La motivazione al concittadino Roberto Gabioli. Le. Per la creatività e la generosità dimostrate nell'appassionato lavoro prestato nell'ambito della manifestazione Villaggio Fantozzi. A nome di tutti i cittadini, sì, di San Felice di Momento. Siamo loro, vai. Primo piano. Io volevo ringraziare tutti, però questa targa non è solo mia, va anche a quei pochi ma buoni, come li definisco io, che mi hanno seguito in questo, vai, in questo lavoro, proprio ci volevo solo un matto come me a cominciare un lavoro del genere, e che mi hanno seguito per un anno. Oltretutto un grazie particolare a tutti quei ragazzi che vedrete fra un po' uscire da dietro, esatto, le quinte. Sono tanti, 200 circa. Più oltre 200 ragazzi, che io posso fare delle strutture belle, grandi, esatto, qualcuno dice belle via, ma sono morte. E sono questi ragazzi che daranno vita alle mie strutture. No, è quasi un filosofo. Grazie a tutti. Vi abbiamo nominati e sono qua, come diceva Roberto Gatti prima, i fotografi. Sai Luca Monelli, il presidente del Fotoclub? Luca, vieni Luca. Allora, lui in quanto presidente del Fotoclub, che è praticamente tutto nasce da questo concorso fotografico, da questa giornata dedicata alle foto, si è un po' enormizzato, devo dire, questa volta. Pensavo un po' meno. Mi è scappata un po' la mano, però siamo convinti così, eh. Tutto posto? No, tutto bene, sono impazienti di vedere i nostri figuranti uscire da quella porta dietro di noi, ma abbiate pazienza perché lo spettacolo davvero vale la pena. Mi raccomando, fate delle belle foto perché c'è un concorso fotografico abbinato alla manifestazione, ci sono davvero dei premi molto molto belli, molto interessanti.
primo, secondo e terzo sono il primo una crociera per due persone. Con partenza il 2 di novembre da Camposanto, che è un paese un po' vicino, se voi non lo sapete, visto che arrivate da diverse parti d'Italia, esiste un paese che si chiama Camposanto. Il secondo classificato invece è offerto dalla Fuji, una macchina fotografica del Fuji naturalmente, e al terzo un buono da 500 euro offerto da poco dopo. Quindi dovete scatenarvi, mi raccomando, non fatevi del male, perché c'è l'occasione di fotografare qui all'uscita, ma anche lungo il percorso vedrete delle cose eccezionali e i figuranti sono bravissimi, mi raccomando. Dopo, alla fine di tutto il percorso, verso le 18.30, ritorneremo nelle vostre postazioni, quindi su alle tribune, per fare il resto della serata e poi si balla fino a che ne avete voglia. È l'ignoranza. Va bene, Prima di partire, volevo chiedere se era presente tra le persone qua Federico Mazzoli. È un'estemporanea questa, perché effettivamente diciamo che tutto è Federico, se ci fosse lui. Se ci fosse Federico saremmo felici di accoglierlo tra noi, se viene bene, se no insomma. Comunque no, volevo dire, Roberto, dietro la targa c'è anche scritto che quello lì è anche un impegno per il prossimo anno, quindi attento. Non l'ho letto ancora. Piccolino, sai, con l'asterisco, sai come succede, no? Allora Sandro. Oh, la regia è pronta? La regia è pronta. Siamo pronti, fotografi sono pronti. Sono prontissimi. Sandro, mi viene un'idea, sì, perché vedo che questo flag della tua maglietta credo che sia fantastico. Sì. Cosa dici? Se noi facciamo urlare a questo meraviglioso pubblico questa bella frase. Lo possiamo fare. Come allora direbbe il signor. Organizziamo bene, perché così diamo praticamente il via a tutto quello che inizierà tra poco, se il regista è d'accordo, ovviamente. Ok? Allora noi facciamo al 3, 2, 1, io dirò Villaggio Fantozzi e voi risponderete con è una cagata pazzesca, ok? Ce la facciamo? A gran voce. Tu magari Fede aiutaci con l'originale che so che hai di pronto, va bene? Ce la facciamo e da qua diamo il via a tutto, ok? Allora, 3, 2, 1, il Villaggio Fantozzi è una cagata pazzesca! E si parte, ragazzi!